Buona domenica a tutti e siamo al podcast del Vangelo della Domenica. Qui è Padre Baldo Alagna e spero che veramente siate in un momento di benedizione. Se non lo è, allora siete al posto giusto con la parola di incoraggiamento, di benedizione, almeno lo spero che questo podcast possa veramente creare in voi, nel vostro cuore, nella vostra vita. Oggi noi, in questa domenica del ventottesima domenica del tempo ordinario, ecco, abbiamo Luca 17. Vedete, in queste ultime domeniche avanziamo nel Vangelo di Luca e siamo al 17° capitolo, dai versetti 11 a 19. Ora, questo è un brano molto molto particolare, è un brano esclusivo se mettiamo in confronto con gli altri evangelisti. Diciamo che è un brano esclusivo di Luca. Quando abbiamo dei brani esclusivi, così come le parole da tradurre nella lingua ebraica o nella lingua greca, talvolta incontriamo delle cose specifiche, degli apax legomenon, come si dice giustamente, cioè qualcosa che in effetti non possiamo trovare il parallelo, quindi non possiamo certamente aiutarci con altri passaggi, per cui dobbiamo fare molta attenzione a scegliere delle chiavi di lettura, e particolarmente in questo caso delle cifre, le indicazioni dell'autore, e l'evangelista stesso pone nel testo un qualcosa per una retta comprensione. Andiamo a vedere questo brano. Lungo il cammino verso Gerusalemme. Allora, codice geografico: Gerusalemme nella lingua greca si scrive in due maniere. Una è Gerusalemme, che è la traslitterazione del nome sacro ebraico Yerushalayim, che indica la città santa, l'istituzione. L'altro nome invece ebraico, diciamo che è passato, tradotto nel greco, del greco della Koinè, diciamo era il nome commerciale, possiamo dire, come per esempio, non lo so, Milano in inglese diventa Milan, cioè vedete, o Parigi in francese Paris. Ogni lingua ha una traduzione di alcuni nomi delle città. Bene, la traduzione del nome di Gerusalemme non è Gerusalemme, ma Gerosolima. Qui il primo nome è scritto Gerusalemme, che indica che Gesù sta andando verso quello che è l'istituzione sacrale religiosa, il punto più importante della religione ebraica per il suo popolo, e sarà proprio là dove troverà la morte. Questo è importante, perché quando vediamo nelle concordanze il nome di Gerusalemme, ci sono queste due maniere greche, e questa è la maniera tipica che trovate soltanto in questo capitolo 17 del Vangelo di Luca. Quindi attenzione bene: Gesù attraversava la Samaria e la Galilea, e ancora una volta Luca, come se vi ricordate all'inizio, quando parla che Maria si recò al luogo dove Elisabetta è presa dalle montagne, anche qua ci dà un itinerario molto strano. Maria da Nazareth, presa dalle montagne, per andare dove? Il Vangelo non ce lo dice, ma noi lo sappiamo, è a Ein Karem. Bastava seguire la valle del Giordano, era molto più semplice. No, anche Gesù qui l'itinerario, non avevano Google Map probabilmente, ma il motivo non è soltanto dell'utilità o perché Gesù sceglieva le cose difficili. No, è una chiave di lettura molto precisa per la comprensione del nostro testo.
Sì, bisogna tenere presente che mentre la Galilea è la regione al nord di Israele, al centro c'è la Samaria e poi al sud la Giudea, di cui la capitale è Gerusalemme. Quindi l'evangelista avrebbe dovuto scrivere: attraversava la Galilea al nord, poi attraversa la Samaria per andare verso Gerusalemme. Perché l'evangelista dà invece questo itinerario molto strano? Attraversava la Samaria e la Galilea. Perché vuole centrare l'attenzione sulla Galilea, cioè sul territorio pagano di Israele. È lì che succede il fatto di cui parla questo capitolo 17. Entrando in un villaggio, e ora chi ha ascoltato diversi podcast settimanali sa bene da questa trasmissione, da questo podcast, che quando nei villaggi si parla, quando nei Vangeli, scusate, si parla di villaggio, noi siamo davanti a un'accezione negativa. Tutti gli evangelisti sono così. Il villaggio normalmente è anonimo. Nei Vangeli il significato di villaggio significa lì Gesù va a trovare delle incomprensioni, molto spesso addirittura in certe sinagoghe di villaggio, addirittura dei posseduti dal diavolo. Ecco, riceve opposizione, ostilità nel villaggio. Il villaggio è infatti il contrario della città. Nel Nuovo Testamento la città è proprio, come dire, coloro che hanno accolto Gesù per poter fare la civilizzazione, potremmo dire, del regno di Dio, dell'amore. Il villaggio è invece qualcosa di molto, come dire, lontano dall'accogliere, perché sono gente un po' troglodita, come dire, gente un pochettino arretrata, gente un po' in ritardo, gente opposti, ostili, ecco. E vediamo che Gesù in un certo qual modo porta delle novità proprio nei villaggi, in questo villaggio entrando porta questa novità. Perché? Perché il villaggio, si sa, è il luogo dove le mode, le novità arrivano sempre in ritardo, ma poi attecchiscono e quando mettono radici diventano una tradizione che difficilmente si sradica. Guardate, ancora oggi dalle nostre parti. Quindi il villaggio nel Vangelo significa il luogo dove, direbbe Papa Francesco, si è sempre fatto così. E tu non mi smonti la mia religione. Le novità vengono viste sempre con sospetto. Questo villaggio è anonimo, vi ripeto, e quindi indica ogni tipo di ambiente ostile alla novità del Vangelo. Gli vennero incontro 10 lebbrosi. Ora, questa annotazione dell'evangelista è praticamente impossibile. Non è possibile. Perché? Perché i lebbrosi, praticamente, nel momento in cui veniva certificata la loro malattia, erano espulsi dal villaggio, gli veniva imposta una catena al collo con una campana. Appena si avvicinavano in un posto, praticamente li scacciavano via. Quindi questi qua vivevano nel deserto, vivevano isolati. Non potevano vivere in un villaggio. Come mai l'evangelista allora ci dice: entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi? I lebbrosi non possono vivere in un villaggio. Allora, secondo me, Luca ci sta dicendo che ci sono 10 uomini che hanno una particolare lebbra. La lebbra era un'impurità e talvolta veniva utilizzata addirittura tra gli ebrei. Ricordiamoci che Luca è un ebreo di lingua ebraica. Talvolta veniva utilizzata la parola lebbra come una specie di sinonimo di impurità.
Tant'è vero che nel nostro testo non troviamo la parola guarigione, ma di purificazione. Perché? Perché chi ha la lebbra normalmente significa che è impuro e ha bisogno, prima di rientrare nella vita sociale, di essere purificato, per cui deve andare da un sacerdote. Ora lo capiremo bene questo discorso. Ora, chi dimora nella tradizione, chi rifiuta la novità di Dio, certamente non ha più alcuna comunicazione con il Signore, poiché essere impuro significa non avere comunicazione. Pertanto, questi lebbrosi sono praticamente degli impuri che vivono in un villaggio, ci dice Luca più avanti, che si fermano a distanza, vivono in un luogo di tradizione, osservano la legge, ma sono lontani. Guardate cosa dice il Levitico al capitolo 13, versetti 45 e 46. Il lebbroso, colpito da piaghe, porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male e impuro se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Vedete, è questo quello che è la normalità di questi territori. Nel tempo di Gesù, naturalmente, erano molto stretti a questo. Ma continuiamo la nostra lettura. E dissero ad alta voce: Gesù, maestro. Letteralmente qui non è maestro, è piuttosto capo. Proprio come i suoi discepoli dicono: abbi pietà di noi. Quindi, da una parte vivono nella tradizione, dall'altro vedono in Gesù la speranza di salvezza, un capo che li può salvare. Ok? Attenzione bene, non c'è ancora una parola, una sola parola che indica la guarigione. E fra l'altro qua non vediamo l'intervento soprannaturale di guarigione divina di Gesù. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. Perché? A quel tempo, sotto il nome di lebbra, vi ripeto, si intendeva qualunque malattia della pelle. E ci sono alcune malattie che naturalmente si possono guarire. Ma per essere riammessi nel villaggio bisognava andare dal sacerdote a Gerusalemme affinché potesse certificare la scomparsa di questa infezione, di questa malattia della pelle. Quindi si otteneva una specie di certificato per essere riammessi nella vita sociale. Allora Gesù per questo dice: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre esse andavano, dice il Vangelo di Luca, furono purificati. Cioè, prima di andare dal sacerdote. È molto interessante questo imperfetto usato qui. Mentre essi andavano, non è il sacerdote che praticamente gli darà questa grazia, perché il sacerdote deve semplicemente constatare. Quando parlano con Gesù, hanno ancora la lebbra. E nel momento in cui obbediscono, rispondono alla parola del Signore. Questo è un'attitudine fondamentale, teologica, che ci dice che il Signore non lavora da solo. Quando guarisce dei cuori, ha bisogno che noi ci muoviamo, che andiamo, che agiamo. Se non avessero risposto alla sua parola andando dal sacerdote, non sarebbero stati guariti. Uscendo dal villaggio, quindi, diventano purificati. Con la parola, con la fede alla parola e fuori dalla tradizione, ecco che guariscono.
Voi direte, ma è Gesù che li guarisce. Beh, il Vangelo non ci dice che Gesù li guarisce. Il Vangelo ci dice che semplicemente il fatto di aver obbedito alla sua parola e di essere usciti dal villaggio automaticamente furono purificati. E questo è un'utilizzazione passiva di questo verbo per dirci che è la loro azione che ha reso possibile questa purificazione, questa guarigione. Quindi la prova che questa impurità era dovuta alla loro permanenza in un ambiente è proprio scritto da questo, ed è la parola di Dio e la loro fede alla parola di Dio che mette in moto in un gesto profetico di grande proclamazione. Sì, perché loro stanno proclamando che sono guariti. Quindi si muovono verso il sacerdote perché qualcuno gli ha detto: andate a presentarvi dal sacerdote. Sottointeso, perché siete purificati, ma Gesù non lo dice. Gesù non fa nessun gesto di guarigione. È la loro fede. È la loro fede che si muove e mentre andavano furono purificati. Uno di loro, dice il nostro Vangelo, vedendosi guarito, guardate, per la prima volta vediamo la parola guarigione. E vedendosi guarito, fino a qui abbiamo visto la parola purificazione, purificati. Allora, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi. Atteggiamento tipico dei discepoli che ringraziano, che sono nella gratitudine. Dal verbo ringraziare, eucharistein, viene la parola, giustamente, eucaristia, la messa, che significa appunto ringraziamento. Ed ecco la novità, la sorpresa dell'evangelista: era un samaritano. Da 7 capitoli Gesù attraversava la Samaria, ha chiamato un sacco di discepoli. Vi ricordo il capitolo 10, 72 erano discepoli samaritani. E poco prima la missione dei 12, che non sono samaritani, ma che sono degli ebrei un po' così spaesati, non funziona perché erano troppo attaccati alla legge. È interessante che mentre la malattia accomuna questi lebbrosi giudei, galilei e samaritani, poi dopo, una volta purificati, una volta guariti, l'unico che mostra un sentimento di gratitudine e di riconoscenza non è appartenente al popolo di Israele, un pio, uno che praticamente prega dalla mattina alla sera, perché sappiamo bene che i samaritani, insomma, avevano le loro preghiere, ma insomma non erano proprio così pii. Ebbene, era considerato l'essere più lontano dai suoi fratelli ebrei, peccatore, impuro fin dalla nascita, quindi non solo la lebbra, ma era pure samaritano. Quindi non poteva avere nessuna relazione con Dio. Perché? Perché non poteva accedere al Tempio, era un samaritano, era un eretico. E una caratteristica di questo evangelista è vedere che i modelli della fede in questo Vangelo sono sempre gli stranieri, le persone lontane. Lontane da chi? Apparentemente lontano da Dio, secondo quanto sono i criteri dell'istituzione di Gerusalemme, cioè la città santa dell'istituzione religiosa. Invece qua vediamo che questo straniero, questo pagano, era l'unico a rendere gloria a Dio. Guardate bene, Gesù osserva. Non ne sono stati purificati 10 e gli altri dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio. Attenzione bene, ancora un'espressione particolare, un'espressione, se vogliamo, molto molto specifica alla Bibbia. Rendere gloria a Dio è il privilegio di Israele
eletto da Dio a rendergli gloria. Ebbene, questo privilegio esclusivo di Israele ora, con Gesù, è per tutta l'umanità, compresi gli eretici. Quindi la lode, l'adorazione, l'azione di grazie, rendere gloria a Dio, sono adesso la chiamata dei pagani, di coloro che sono lontani. E noi continuiamo il nostro testo. All'infuori di questo straniero, è l'unica volta che nel Vangelo appare il termine straniero, ecco una pax legomenon di Luca. Cioè, straniero indicava il nemico, goim. I goim per gli ebrei sono i pagani. Qui invece indica il rifiutato in maniera positiva. Gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Gesù, secondo Luca, con questa guarigione dà un insegnamento su che cos'è la vera fede. La fede non è semplicemente un dono che Dio dà. Fra l'altro, noi cattolici nel catechismo diciamo che la fede è una virtù, non è un dono. In questo caso vediamo che la fede è risposta degli uomini al dono d'amore, di compassione, di guarigione che Dio fa a tutti. Quelli che percepiscono questo amore rispondono, questo si chiama fede. Fede è risposta. Ecco perché molti non ricevono delle grazie, semplicemente perché non rispondono alla parola di Dio. Ascoltano la parola di Dio, le promesse di Dio, in tutta la parola di Dio ci danno salvezza. Qui abbiamo visto Gesù stesso che lo dice: tutti e 10 sono stati guariti. Quante grazie di Dio arrivano. Certo, talvolta qualcuno dice: no, ma è stato il mio medico, è stata le medicine, sono stato... C'è una bella storia in Francia. Il dottore del re Luigi, un grande re cattolico, che a un certo punto diceva: io curo, ma è Dio che guarisce. Oggi forse ce lo dovremmo ricordare un po' di più. E sì, soltanto uno quindi è tornato, ha risposto a questa guarigione con una fede che poi diventerà un dono per lui e per gli altri, perché nella testimonianza la fede sposterà le montagne. Quindi la fede all'inizio non è un dono, è una risposta. È una risposta all'amore di Dio, alla compassione di Dio. E dopo non, ancora di, può diventare un dono, un carisma, per giustamente la missione che Dio va a continuare nella vita della persona che l'esercita. Quindi la risposta trasforma la propria risposta in dono, offerta. La fede allora è saper rispondere positivamente agli avvenimenti che la vita ci fa incontrare. Gli avvenimenti anche talvolta molto tristi, gli avvenimenti talvolta troppo forti da portare sulle spalle. Da soli non ce la facciamo, allora ci abbandoniamo nella parola di Dio. Facciamo noi il primo passo e Dio fa il resto. Questo è il messaggio che vi do quest'oggi e spero tanto veramente che il Signore possa benedirvi, guarirvi se siete malati o guarire i vostri cari, e poter veramente darci la grazia di poter vedere la sua bontà, il suo amore, la sua potenza, ed entrare in questo worship, in questa lode, in questa adorazione, che vede veramente che Dio è presente, che Dio non è davanti ai suoi nemici che si debbono sottomettere a Lui. No, Dio ci chiama nell'amore, ci dà le sue promesse di benedizione, di guarigione, e per questo non c'è straniero, non c'è lontano, perché Lui si fa vicino, si fa talmente prossimo da darci tutta la sua grazia nel nome di Gesù. Amen. Allora, cari amici, ci fermiamo qui per questo podcast del
Vangelo della Domenica. Mi raccomando, non esitate a scaricarlo sui vostri smartphone, sui vostri telefoni, non esitate a condividerlo, a fare delle storie su Instagram, TikTok, già a partire da Spotify, da YouTube, da Google Podcast, da Apple Podcast, da Deezer, eccetera eccetera eccetera, perché siamo su tutte le piattaforme, per cui praticamente non esitate veramente, condividete, così evangelizzeremo insieme. Buona domenica!